In questi casi il bello della diretta, giustamente. Ok, buongiorno a tutti. Stamattina vi faccio una breve presentazione del corso di coreografia. Io sono uno dei tre docenti del corso, mi chiamo Andrea Facco e mi occupo, diciamo, di un settore ben specifico del corso, tendenzialmente la parte più di illuminotecnica e parte della paesaggistica. Non so se avete già anche alcune informazioni sul corso, nel caso vi do io un po' di dettagli. Il corso tendenzialmente viene organizzato con una buona componente di lezioni teoriche e lezioni pratiche, quindi tutto il corso viene sempre organizzato con questa ambivalenza di teoria e pratica che si va alternando durante l'anno. Sono anche contento di dire che quest'anno, pur avendo avuto il Covid come situazione, diciamo, generica, la scuola è andata avanti lo stesso, non abbiamo mai avuto blocchi di lezioni, quest'anno siamo riusciti a fare tutte le nostre lezioni teoriche e pratiche. Non c'è mai stato nessun blocco particolare, questo è molto importante perché vuol dire che ha funzionato anche nel momento di crisi, siamo riusciti a portare avanti il corso, siamo mai infatti verso la fine del corso di quest'anno. E come dicevo prima, il corso è organizzato con tutta una serie di lezioni, inizialmente solo teoriche fatte in aula e poi via via pratiche. Allora, il corso come totale di ore si compone di 180 ore di lezione, quindi un corso molto molto completo. È tenuto a tre docenti, tutti e tre siamo docenti di fotografia già con esperienza abbastanza lunga nella docenza e soprattutto tre docenti che sono anche fotografi professionisti. Questo è un fattore molto importante perché si vede la differenza poi sul campo quando andiamo a fare docenza, a spiegare poi quello che può essere la parte anche lavorativa. Cosa molto molto importante da aggiungere è anche il fatto che il corso è ideato sia per chi vuole fare della fotografia un lavoro, sia per chi vuole farne un hobby. Poi ora non so, voi che siete qui in presenza e poi chi anche da casa che magari sta seguendo la diretta, si ha già un'idea di quello che vuole essere il proprio percorso fotografico, se tendenzialmente più lavorativo oppure per fare un bel hobby. E ovviamente l'approccio al corso varia un pochettino. Il corso, infatti, avendo questa continua varietà di argomenti e anche di approccio, quindi teorico e pratico, consente anche di non annoiare chi vuole farlo come hobby, ma anche dare i giusti strumenti a chi vuole farlo di mestiere. Ovviamente si parte dalle basi, il corso è organizzato partendo da una base proprio dell'uso della macchina fotografica, anche perché nel corso spesso troviamo persone che hanno già un po' di esperienza e che fanno inizialmente un bel ripasso totale, perché è sempre utile, sia per chi deve proprio partire da zero, che ha comprato la macchina fotografica il giorno prima di iniziare le lezioni e deve iniziare a capire come funziona il proprio modello. Quindi il corso parte proprio dal accendiamo la macchina fotografica e capiamo come lavorare. E da questo punto di vista, quindi, è molto molto importante seguire tutte le lezioni, perché il consiglio che do sempre è quello di andare a seguire interamente le nostre lezioni. Allora, c'è già una domanda. Allora, buongiorno, sono una ragazza delle principali del settore, conosco ben poco la parte tecnica, mi sembra una lezione fotografica. Ok, più o meno quello che abbiamo fatto già una domanda in live su quello che potrebbe essere uno dei punti importanti del corso, proprio il discorso di dire non ho tecnica ma ho già un buon occhio. Questo è importante, avere già un occhio, comunque avere più o meno un interesse per la fotografia è utilissimo. La parte tecnica, come dicevo prima, la si fa completamente da, diciamo, partendo dalle basi e poi andando a fare tutti i settori più via più specifici. Quindi anche gli argomenti un pochettino più complessi, quali possono essere l'uso delle luci, la fotografia notturna, che sono forse gli argomenti che secondo me più complessi da fare nella fotografia, li andiamo a esplorare molto bene dal punto di vista teorico in aula e tecnico e poi pratico in esterno. Quindi anche la parte giusta di illuminazione, per dire, dobbiamo fare in studio, la parte di ritrattistica, abbiamo dei soggetti che vengono fisicamente dei modelli per scattare con noi e fare la parte pratica e così via. Quindi da questo punto di vista abbiamo sempre tante possibilità pratiche sul campo.
Il corso è composto anche da lezioni storiche, questo è molto molto importante, quindi di tutti gli argomenti che andiamo a trattare c'è sempre poi la lezioncina sulla storia della fotografia. Questo è utile perché comunque per vedere un genere fotografico è importante esplorarlo un po' a 360 gradi, quindi parlando sia del lato di utilizzo della macchina fotografica, sia vedendo i grandi autori del passato che in qualche maniera possono influenzare anche la lettura attuale delle nostre foto. Quindi questo è parte del corso. Ovviamente consiglio che vado a dare sempre a tutti gli studenti è quello che finite le lezioni in aula è molto molto importante la parte poi di lavoro a casa. Quindi noi comunque facciamo tanta teoria, tanta pratica, abbiamo tante possibilità di lavorare assieme, però poi ovviamente se una persona a casa lavora tanto e fa tante prove, i risultati si vedono. Infatti sono dei ragazzi del corso che stanno producendo verso la fine delle lezioni degli ottimi scatti. Sono un paio di persone che vuol dire che stanno ottenendo dei buoni lavori, anche persone che sono partite praticamente da zero. Nel corso di quest'anno ho un paio di persone che sono partite molto molto dalle basi e adesso che sono arrivati alla fine, che sono partiti praticamente giusto con la compattina, hanno preso la loro prima macchina fotografica reflex, stanno arrivando a un punto in cui hanno ottimi risultati fotografici. Devo dire che è soddisfacente anche vedere questo diciamo miglioramento che avviene via via nel tempo. Vi voglio far vedere adesso un piccolo filmato che racchiude un po' tutto quello che facciamo noi come generi fotografici. Ok. Allora, per comodità ho tolto l'audio perché almeno così non mi copre la mia voce. Altrimenti sarebbe con una presentazione un pochettino più carina con un po' di musica sotto. Come vedete, di tutti gli ambiti noi andiamo sempre a trattare le foto storiche più importanti. Questo per noi è importante perché conoscere la storia della fotografia, come dicevo prima, è un fattore fondamentale perché al di là di conoscere foto iconiche ci fa capire anche come è cambiato lo stile nel tempo e di come magari certe cose sono state già sperimentate e altre meno. Questo quindi è molto molto importante. Come potete vedere abbiamo diversi ambiti, alcuni più tecnici iniziali, quindi tendenzialmente iniziamo proprio da una base tecnica sul comprendere come funziona la macchina fotografica, quali sono le tecniche di base di scatto, per poi via via andare un po' a affinare sui singoli ambiti fotografici. Infatti poi gli ambiti fotografici che andiamo a trattare adesso man mano verranno presentati nella la presentazione stessa. Come vedete abbiamo diverse lezioni dedicate alla fotografia di ritratto nelle sue varie sfumature, quindi da quella che può essere fotografia di moda, fotografia beauty, diciamo anche l'ambito diciamo più lavorativo, quindi cataloghi e così via, ma anche quello che è legato più al reportage, quindi tutto ciò che è ritratto che si va a fondere poi con tutti gli altri sottogeneri che troviamo nella fotografia stessa. Ovviamente poi durante il corso, un fattore molto importante, noi tendiamo poi a affinare lezioni, affinare il tiro sul nostro programma in base all'interesse dei ragazzi presenti. Quindi il corso ha una base di partenza con un certo numero di ore per ogni argomento. Se poi vediamo che alcuni argomenti sono diciamo, più richiesti dai ragazzi, tendiamo poi a correggere un pochettino il corso in corso d'opera e andare a portare a fare questi argomenti più dedicati. Quindi giusto il corso di quest'anno abbiamo fatto un pochettino più di ritrattistica perché interessava maggiormente, un pochettino più di paesaggio. La parte già di fotografia di oggetti, still life, interessava un po' meno, quindi l'abbiamo un po' ridotta leggermente. Quindi questo è un fattore importante perché poi il corso deve anche un po' adattarsi agli studenti stessi e non seguire un programma ben definito, perché deve essere definito, ma poi adattarsi anche alle persone e al loro modo di interagire con la fotografia. Qui vi sto dando poi una grossa panoramica di tanti tipi di scatti, sugli scatti dei docenti. Quindi sono gli scatti alcuni miei, alcuni degli altri docenti del corso, quindi per dare un'idea che non, a parte le foto storiche ovviamente, sono quindi tutti scatti che noi poi andremo a presentare durante il corso stesso e che vi faremo imparare a diciamo, riprodurre in qualche maniera. Quindi è diciamo, anche interessante vedere poi anche la varietà di stili. Questo è un punto importante perché se siete docenti ci aiuta a dare tanta tanta varietà, perché spesso un corso fatto con un solo docente tende un po' ad avere il piccolo problema che la varietà viene meno, perché abbiamo un solo stile, un solo approccio. Avere tre docenti, quindi avere anche poi tante ore, ci consente quindi di avere tanta varietà, tante idee, perché ad esempio io sono un fotografo che tipo, nella ritrattistica lavora molto con le luci, l'altro docente che fa tanta ritrattistica lavora molto in luce naturale. Quindi abbiamo due approcci completamente opposti e già quello dà un'idea, per dire, nella paesaggistica mi dedico molto alla fotografia notturna,
gli altri docenti un pochettino meno, quindi ognuno poi ha anche i suoi ambiti preferiti che vedendoli sotto diversi punti di vista ci consentirà anche poi una varietà notevole anche di approcci, di tecniche che gli studenti stessi possono imparare. Ovviamente se avete poi qualche domanda specifica ditemi pure che almeno vi riesco a dare qualche informazione. Già che siamo in un ambito adesso con una presentazione un pochettino più tecnico, quella di fotografia di interni, volevo un po' dire due cose anche sul lato lavorativo. Il corso, come accennato prima, prepara le persone sia anche per lavorare con la fotografia, può essere un approccio più hobby, un approccio anche più lavoro. Questo per quale ragione? Perché riusciamo comunque anche a dare poi delle nozioni tecniche, facciamo vedere anche la parte poi giusto di scatti di studio, che è tendenzialmente più lavorativa, e così via. Quindi anche chi deve, che vorrebbe approcciarsi alla fotografia come lavoro, ha la possibilità, seguendo un corso del genere, di avere tante idee e approcci, diciamo, una linea di lavoro possibile può essere quello del nostro lavoro. Quindi i tre docenti comunque dando il loro contributo, con il loro approccio, le loro idee, poi possono fornire agli studenti stessi un'idea di quello che può essere poi questo mestiere. È un mestiere, diciamo, particolare, però sono l'idea che tranquillamente anche una persona che sta iniziando oggi con un corso, se si applica bene, segue bene le lezioni, e ovviamente deve essere anche un po' portato l'ambito, può tranquillamente iniziare a lavorare, nel senso che conosco persone che comunque in pochi anni, seguendo dei corsi del genere, hanno poi iniziato a lavorare tranquillamente con la fotografia. Ovviamente un passo alla volta, però è fattibilissimo. Ditemi pure se avete qualche domanda, perché ho presentato le lezioni, quindi se c'è qualcosa che vorreste sapere. Lavorate un po' anche con la post-produzione? Sì, giusto, stavo dimenticando, cosa importantissima. Post-produzione, allora, viene affrontata più volte durante il corso, ovviamente non viene fatto con un blocco unico. Questo perché allora, iniziamo a livello di programma, poi ogni anno andiamo un po' a rifinire rispetto alle precedenti, diciamo, esperienze, andiamo un pochettino a fare Lightroom all'inizio. Lightroom è uno dei programmi di base dello sviluppo delle nostre fotografie. Iniziamo con quello, con un programma molto molto semplice, che è alla porta di tutti. Imparato bene Lightroom, si inizia poi a lavorare con le prime sottotematiche. Quindi, ad esempio, noi abbiamo organizzato questo nuovo corso con teoria di base, teoria un pochettino più avanzata, Lightroom. Abbiamo messo Lightroom quasi subito quest'anno anche con un fattore Covid, perché abbiamo detto era il periodo in cui si rischiava di rimanere fermi, meglio mettere qui Lightroom, perché nel caso dovessimo rimanere fermi, lavoriamo comunque da casa con un programma che comunque una persona riesce a seguire abbastanza bene a livello di docenza anche a schermo. Fortunatamente non siamo dovuti rimanere a casa, abbiamo fatto le lezioni in aula tranquillamente, quindi siamo andati avanti con le nostre lezioni, però dando Lightroom subito all'inizio ho visto che le persone sono subito a lavorare in post-produzione, quindi scattavano, ma lo scatto non rimaneva sul loro disk per 6 mesi in attesa di fare post-produzione a fine corso. Iniziamo subito a lavorarci, quindi vedeva già un po' di differenze. Poi, man mano, siamo andati avanti, ho iniziato a introdurre pian piano un po' di Photoshop. Photoshop viene visto comunque in una buona parte, vedere tutto Photoshop è lungo, ovviamente non è dedicato a questo corso, però nella parte del corso di fotografia Photoshop c'è tutto quello che può servire per lavorare con la fotografia. Diciamo che tutta una serie di comandi che poi sono presenti in Photoshop, ma non servono per fotografare, comunque per ritoccare la fotografia, non li andiamo a trattare. Anche se poi, giusto per dire, io 2 settimane fa ho fatto una lezione su come impaginare la tavola dell'esame. Quindi ho fatto anche una parte di impaginazione anche dentro a Photoshop, perché i ragazzi hanno fatto solamente Photoshop come lezioni. Quindi gli ho spiegato 2 cosine, giusto per fare un foglio A4 con le immagini impaginate. Però quello è quasi un extra rispetto alla fotografia classica, però molto molto utile. Quindi parte la soluzione viene vista. L'altra cosa interessante è che noi tendenzialmente, visto che siamo 3 docenti, tutti con percorsi molto diversi, anche lato post-produzione, ognuno ha un po' il suo approccio e ognuno poi tende anche un po' ad aggiornarsi con le varie tecniche, quindi ognuno poi porta un po' il suo modo di fotografare. Ad esempio, ho sviluppato le tecniche per la fotografia notturna, delle tecniche per l'HDR, non so se lo conoscete, un po' particolari, e così via. Quindi sono tutte cose che vado poi a portare dentro il corso come mia esperienza, che vado poi a spiegare direttamente. Idem da altri docenti con un approccio. Infatti, a volte, quando parliamo delle lezioni, vediamo che ognuno ha un approccio diverso e questo è molto utile perché dà una varietà molto molto ampia. Quindi la persona a fine corso poi può scegliere poi bene che strada prendere e soprattutto anche l'approccio e così via. Certo. C'è qualcos'altro che vorreste sapere? Dimmi pure che sono a vostra disposizione. Personalmente non utilizzo molto il computer. Ok. Faccio fotografia, disegno, ci provo un po' da tutte e 2 le parti.
e almeno per questo corso per me voleva semplificare uscire a libertà. Nel corso ci sono capitate negli anni persone che il computer proprio non so neanche come accendere quasi. Per il primo corso mi è capitata una signora che è proprio zero. Il computer era un piatto che aveva lì, forse non lo usava neanche in casa, che era del piatto. Quindi poi alla fine del corso comunque è riuscita a farsi la sua immaginazione, a far tutto. Come dicevo prima, ovvio che il consiglio che posso dare, soprattutto con un programma come può essere Photoshop, oggi facciamo lezione e tu poi Photoshop non lo guardi fino alla lezione successiva, può essere un piccolo problema. Ovviamente se invece una persona vede le cose in aula, riprova, poi anche nelle revisioni molto utile. Infatti noi poi di tutte le lezioni, poi diciamo pratiche, facciamo sempre la lezione successiva di revisione. Quindi che può essere anche da noi diamo un compitino di ritocco, poi abbiamo fatto la lezione di ritocco, la volta dopo facciamo un po' una revisione su quello che sono i comandi fatti. Quindi se una persona, ritornando a casa, ha notato che quella parte lì era un po' mancante, c'era qualche problematica. Quindi quello solitamente, io sono dell'idea che a fine corso una persona può avere già un po' di strumenti, bagaglio di conoscenza di Photoshop. Ovvio, conoscere il tuo Photoshop, neanche io dopo 15 anni per conoscerlo tutto, ovviamente, perché è infinito Photoshop. Sì. Però, nel senso, a fine corso una persona riesce tranquillamente a ritoccare una foto, a seguire anche le tecniche un pochettino più avanzate. Ok. Tu chiede, ad esempio, su Lightroom si arriva anche a... modificare il colore della luce. Guarda, Lightroom vediamo tutte le schermate, cioè, tutto ciò che è dentro Lightroom viene visto, cioè, quindi qualunque cosa viene utilizzata in Lightroom, da il pannello quello base che è la parte di classificazione, quindi la parte di andiamo a classificare foto, a fare il nostro catalogo, dare parole chiave e così via, mentre andiamo poi man mano avanti e vediamo anche i comandi più avanzati, quindi poi tutti quelli dedicati allo sviluppo, che è lo sviluppo del file RAW, che è il nostro file con cui dovremmo lavorare di più, e tutta la parte anche dei pennelli, regolazioni locali e così via, che è una parte che è un po' meno spiegata a volte perché è un po' più di nicchia, invece molto molto utile, e ovviamente le curve e così via vengono poi viste. Soprattutto le vediamo da un punto di vista teorico, dire la curva fa questo, e poi lo vediamo, la curva applicata a questa foto dà questo risultato, perché poi la parte teorica è interessante, però poi vista a livello pratico, dicendo cosa succede quando applico questo effetto su questa immagine. Infatti noi poi, durante il corso, io propongo, ad esempio, nella parte che faccio di Lightroom, vari miei scatti in cui faccio vedere questo approccio con tanti scatti diversi, dal ritratto al paesaggio, al notturno e così via. Domanda che arriva da casa. Per quanto riguarda l'attrezzatura, nel caso non si metti reference, ma cosa bisogna fare? Allora, il corso nelle fasi iniziali può essere seguito con qualunque macchina. Quindi qualunque macchina può andare bene per iniziare. Non dico un cellulare perché abbiamo poche regolazioni. Però, diciamo, nelle prime lezioni, per capire come approcciarsi alla fotografia, quale può essere la composizione, quale può essere il taglio giusto, va bene qualunque strumento. Tendenzialmente consiglio uno strumento che possa avere delle regolazioni manuali delle sue impostazioni, quindi tempi di scatto, diaframmi, ISO, averceli, perché si può fare qualcosa di più. La macchina che è totalmente automatica è un po' limitativa, più che altro perché poi la parte iniziale iniziamo su due argomenti che una persona non può provare direttamente. A livello poi di macchina fotografica un pochettino più professionale, ovvio che per fare certe tecniche potrebbe essere consigliabile, però anche una macchina magari non super professionale può andare bene, una reflex entry level per dire, quindi i modelli proprio basilari possono andare. Poi ovviamente se una persona decide di fare un acquisto un pochettino più in grande, prendere una macchina più professionale, obiettivi più di qualità, quello può aiutare non tanto in sé per l'esame, perché poi l'esame non lo valutiamo uguale per tutti, però lo può aiutare un po' a provare cose via via più complesse, perché ovviamente più la macchina è avanzata a livello tecnologico, più ci fa fare cose più particolari, più difficili e così via. Quindi giusto, quando facciamo la lezione in notturno mi rendo sempre conto che chi ha la macchina un pochettino più performante è un passettino avanti rispetto agli altri, poi calo la meglio. Da quel punto di vista c'è un poco di differenza, però dipende anche dall'ambito che uno va a fare. Infatti nelle prime lezioni, se qualcuno non ha ancora attrezzatura, andiamo sempre a consigliare cosa può servire. Quindi diamo un po' qualche piccolo consiglio, qualche piccola dritta su quale può essere un modello di macchina, sia a livello di costi ma anche a livello di approccio, perché poi ogni brand di attrezzatura fotografica ha un approccio più dedicato a un ambito piuttosto che a un altro. Quindi se una persona vuole fare la paesaggistica gli consiglio uno o due brand, se non vuole fare il artistico ne presento un altro e così via. Quindi alla fine non siamo di parte, ma diamo un consiglio che sia utile per tutti per potervi, diciamo, consigliare al meglio su quello che può essere poi il percorso. Per
tra una Nikon e una Canon cambiamo tutto. Eh sì, cioè io sono Nikonista, ma perché mi dedico principalmente, a livello poi zoomistico, al paesaggio. Mi dedico molto alla fotografia da studio, quindi la Nikon mi ci trovo molto bene perché ha una tipologia di approccio, poi soprattutto legato alle luci, che la trovo funzionale per il mio modo di lavorare. Poi ho iniziato il mio percorso con Nikon e poi sono rimasto con la Nikon perché un po' ho collaborato anche con la Nikon Italia per qualche tempo, quindi sono poi rimasto legato al brand perché ero un loro docente, per un anno un docente di Nikon Italia. E poi successivamente perché mi sono sempre trovato bene con quella tipologia di macchina. Canon magari già ha un approccio più dedicato allo sport, al reportage, in parte alla ritrattistica e così via. Quindi ogni brand secondo me ha la sua nicchia lavorativa in cui va un top. Poi ovvio che se uno è capace potrebbe prendere anche una Canon e usarla per la paesaggistica, cosa che molti fanno, ma in proporzione un pochettino più rara. Per il paesaggio si tende a scegliere di più Nikon e Sony, per dire, però sono giusto approcci dedicati, cioè, organizzati rispetto proprio alle caratteristiche delle macchine stesse, quindi che hanno caratteristiche che poi in quegli ambiti di danno un piccolo aiuto in più nella reazione di scatto. Poi sono dell'idea che sono bravo a fare la foto bella anche con un cellulare eventualmente, o con i limiti del caso, giustamente. Mi serve sapere altro, se no vi dico io due informazioni più sul corso. Allora, durante il corso, come dicevo prima, facciamo delle diverse lezioni pratiche. Tra lezioni pratiche facciamo anche diverse lezioni in sala posa. Come avrete visto, la scuola non ha una sola sala posa e infatti le lezioni facciamo nelle sale posa dei docenti. Questo per me è un valore aggiunto, non un valore, una mancanza, diciamo, perché il poter lavorare in una sala posa vera, veramente lavorativa, fa una differenza enorme. Perché poi i ragazzi vengono in una sala posa dove lavora un fotografo, vedono come è organizzata, vedono come è costruita, come è ideata, e vedono realmente come funziona un ambiente di lavoro, che non è, diciamo, un ambiente fittizio fatto ad hoc per dire abbiamo la sala posa, ma poi in realtà non è la vera sala posa dove si lavora. Questo è molto importante. Quindi, ragazzi, hanno la possibilità poi di i nostri studenti di partecipare durante queste lezioni in una sala che è organizzata, facciamo vedere i pro e i contro di usare certa attrezzatura e così via. Quindi questa parte molto molto importante. A fine corso poi viene fatto un esame finale in cui gli studenti presentano un po' quello che hanno fatto durante questo loro corso, percorso durante l'anno. Andiamo, sì, un piccolo portfolio, esatto. È organizzato in più parti, ora non mi sto dilungare sull'esame in sé, però tendenzialmente andiamo a richiedere la fase più dedicata a una revisione di quello che hanno fatto durante le lezioni. Quindi abbiamo fatto l'uscita dedicata alla paesaggistica, portatemi gli scatti di paesaggio che li rivediamo assieme. E poi una parte dedicata a loro, quindi magari scatti sempre magari di paesaggio, ritratto, reportage, fatti in maniera indipendente, e poi magari uno o due piccoli progetti fotografici scelti da loro, quindi una tematica libera che loro vanno ad affrontare secondo il loro stile, secondo il loro interesse e così via. Infatti i ragazzi di quest'anno stanno affrontando diverse tematiche interessanti, una persona che sta facendo delle immagini che vanno a risimulare delle storie di alcuni libri. Quindi ha preso alcuni libri che le piacciono, ha voluto fare, diciamo, due progetti legati ai libri. Uno in cui sta proponendo la storia di un libro, la sta rappresentando singolarmente con tutte le immagini. Quindi tante serie di immagini che vanno a raccontare un libro. Quindi i punti fondamentali. Il libro è anche abbastanza conosciuto, quindi aiuta un pochettino anche nella lettura. Mentre un altro progetto che sta facendo questa persona, sta facendo la storia del libro, un po' una cosa molto stringata, però per tanti libri, quindi tante immagini che possono rappresentare quel singolo libro, quindi con un set di still life, quindi oggetti messi disposti in una certa maniera, con un set fotografico creato appositamente per quello in cui mi va a presentare il libro. Un'altra persona, ad esempio, sta facendo la tematica un po' sull'abbandono, un po' sui dettagli di Stagliano, delle statue, che è abbastanza un classico per Genova, però interessante. Quindi ognuno sta cercando poi di inquadrare il suo interesse, il suo ambito che trova più funzionale, perché poi ogni persona ha il suo stile, infatti poi verso fine corso noi tendiamo poi a prendere un po' di tempo per ogni studente e dargli un po' di consigli, un po' di dritte su quello che può essere il loro lavoro. Infatti ogni tanto mi mandano anche l'email direttamente a me per chiedermi, guarda, ho fatto queste foto qua, mi puoi dare un consiglio e così via, quindi al di là di quello che facciamo poi in aula, c'è anche una parte a casa che comunque poi qualcuno intanto mi contatta anche per chiedere un parere, un consiglio, perché giustamente magari ci vediamo una volta a settimana, ogni due settimane, quindi è giusto sentirci anche in quest'altra maniera. A livello di lezioni invece noi facciamo due lezioni a settimana. Gli orari e le giornate poi vengono definite con la segreteria, quindi questo di ogni anno varia in qualche maniera.
Io fino adesso ho sempre avuto lezioni al mattino, però questo non vuol dire che potrebbe essere anche pomeriggio, in base poi agli impegni degli studenti. Quindi noi docenti in qualche maniera ci andiamo un po' a organizzare con la segreteria degli studenti per adattarci un po' poi a quello che è l'interesse delle persone. Facciamo lezioni da 3 ore, 3 ore sono il giusto numero di ore per seguire, perché poi oltre le 3 ore diventa un po' pesante, quindi diventa anche un po' difficile seguire troppe ore di lezione, perché poi già la terza, alla fine della seconda ora inizia a essere un po' difficile seguire, l'attenzione inizia a calare, dopo la terza sarebbe impossibile, cioè sarebbe inutile fare lezione. Quindi facciamo lezione a 3 ore, che più o meno o la mattinata o comunque la parte del pomeriggio. Idem nelle parti pratiche, manteniamo quel numero di ore, però giustamente se è necessario fare un po' di più si va a fare, perché magari l'uso c'è un'uscita più distante e così via, quindi si fa magari un'orettina in più proprio per agevolare l'uscita fotografica. E come avete visto, gli ambiti sono tanti, devo dire che copriamo, sono 3 docenti, praticamente ogni ambito, cioè qualunque ambito della fotografia devo dire che è coperto. Forse quello un pochettino meno coperto onestamente può essere la macrofotografia, perché è l'unico nel suo dei 3 docenti ci si dedica in maniera diretta, anche se poi nella parte di still life comunque spieghiamo un po' l'approccio macro quando dobbiamo lavorare su progetti molto molto piccoli, però la parte di sport viene fatta, la parte di reportage, di street viene vista e così via, quindi qualunque ambito poi più o meno viene sempre analizzato. Poi come dicevo prima, alcuni ambiti vengono visti maggiormente perché c'è un maggiore interesse da parte della classe di studenti di dedicarsi a un certo ambito, e quindi puntiamo più su quello che su altri. Ok, pure se ci porta altro, qualche domanda, curiosità, qualcos'altro che vorresti sapere sul programma e così via, quindi anche un po' in base a quello che potrebbe essere il vostro interesse per il corso. È una cosa di mia parte, non è collegata ad accademie, è una cosa vostra. E in che senso? Non dobbiamo per forza fare una scuola separata. No, cioè questo qua voi iniziate... È stesso. Saltata? Ok, è saltata per un attimo la web. No, il corso, voi seguite il corso di fotografia e fine non dovete seguire altri corsi collaterali o lezioni aggiuntive o altro. Poi ovviamente se una persona si rende conto che la parte di Photoshop proprio è difficilissima, perché Photoshop non l'ha mai approcciato prima, non è approcciato prima al computer, ci sono anche corsi poi dedicati a giusto Photoshop o Illustrator e così via, ci sono gli altri corsi dedicati agli altri ambiti, però con corso di fotografia noi facciamo tutto quello che può essere la fotografia, cioè idealmente una persona alla fine del corso potrebbe iniziare ad approcciarsi anche un po' al lavoro, cioè ovviamente con le dovute scelte del caso, con le dovute difficoltà e così via, però una persona arriva alla fine che ha una conoscenza totale di quello che è l'ambito della fotografia stessa, quindi non servono cose aggiuntive, quello assolutamente no. Sì. Oltre all'iPhone e Photoshop si utilizzasse anche magari After Effects per quegli effetti? Quello non lo facciamo, perché nella fotografia poi di per sé After Effects non viene tanto utilizzato, cioè serve più per parte di montaggio video, quindi è un ambito che non viene poi trattato nel corso. Al massimo quest'anno l'abbiamo trattato perché non era troppo interessante per i ragazzi, ci potrebbe essere la parte del time-lapse, quindi micro montaggio video delle foto per fare la time-lapse, però è una cosa un pochettino più di nicchia, non l'abbiamo affrontata quasi, devo dire, se sincero, e quello che si fa anche con programmi un pochettino più semplici da After Effects. After Effects, onestamente, conoscendo un pochettino come funziona, io non sono un esperto di montaggio video, non dico che sarebbero 180 ore di corso per quello, ma tante. Cioè, quindi c'è nel senso che mettere poi anche After Effects rischierebbe di diventare un corso infinito, perché è un programma veramente sostanzioso, perché poi ci sarebbe tutta la parte anche di ripresa video corretta e così via, quindi sarebbe quasi un corso dedicato alla ripresa video e di conseguenza quello non viene visto. Vengono magari visti quei programmini aggiuntivi che si vanno a unire a Photoshop, quindi plugin, filtri esterni, magari altri programmi dedicati a funzioni specifiche per la fotografia, non so, tipo Photomatix per la parte di HDR e così via, quindi magari abbiamo bisogno di certi programmi un pochettino dedicati per fare certi progetti, approcci, di ritocchi e così via, quindi usiamo un plugin esterno o un programma esterno dedicato, però con un programma intero come quello no, purtroppo non riusciamo a vederlo perché non ci sarebbe tempo fisico per farlo, devo essere sincero che il programma è già abbastanza denso così. Però a livello il corso offre una formazione completa. Sì, sì, il corso comunque si parte dalle basi fino a sviscerare un po' tutti.
Assolutamente, sì, il corso proprio prende interamente quello che è la fotografia, diciamo che non c'è nessun ambito che viene bypassato, si fa tutto, come dicevo prima, si parte molto molto dalle basi, quindi se una persona non ha mai preso in mano una macchina fotografica, vediamo di capire come funziona, come si accende, come sono le sue funzioni, andiamo a vedere anche quelle funzioni anche un pochettino più di nicchia, quindi magari per le funzioni interne un po' particolari che possono avere quelle macchine, tipo le multi-esposizioni, l'HDR interno, il time-lapse della macchina, quindi anche le funzioni un pochettino più che hanno ogni singolo modello, per poi anche fare poi giusto tecniche avanzate per tutti i vari ambiti, quindi per ogni ambito dobbiamo fare tutto quello che può essere la base di quell'ambito lì più la parte avanzata, quindi per farvi un esempio di ritrattistica partiamo da questa riquadratura giusta per il ritratto, questa tecnica giusta per il ritratto, facciamo ritrattistica nei vari settori, proviamo poi ritrattistica con l'uso delle luci esterne, quindi vediamo come le luci esterne lavorano in esterno, quindi luce naturale più luce artificiale, oppure lavoriamo in sala posa, quindi solo luce artificiale, vediamo cosa succede con la sola luce artificiale. Paesaggistica, vediamo le varie tecniche, filtri, tecniche di post-produzione, le tecniche per il notturno, lo sviluppo del notturno, che è uno degli argomenti che ultimamente va più di moda e è più difficile probabilmente, e quindi devo vedere anche quello del dettaglio, e così via. Quindi diciamo che tutto quello che la fotografia viene analizzata, assolutamente, quindi non lasciamo niente indietro. E se qualcosa viene lasciato indietro perché la classe stessa decide di lasciarlo indietro, come interessa, però magari un accenno viene fatto, cioè non è che decidiamo che totalmente un argomento non venga fatto, ma magari tutta la classe decide che la macrofotografia non interessa, preferiscono fare due lezioncine in più su paesaggio, ritratto, reportage e così via, ci dedichiamo a quelle. Non ho parlato prima troppo dello still life, che magari qualcuno lo conosce vedendo la presentazione, è la fotografia di oggetti, la tipica fotografia pubblicitaria. È una fotografia che è molto, diciamo, di nicchia per chi è, diciamo, che si avvicina alla fotografia a livello logistico. Per chi ci lavora per gli ambiti principali, io non dico che vivo solamente di fotografia di still life, ma faccio tanto still life ogni mese, quindi per me è normale fare still life, è un argomento che andiamo a vedere per bene. Quindi poi è un argomento che andiamo a vedere sia dal punto di vista teorico, da un punto di vista pratico, e poi anche post-produzione, perché ovviamente è un ambito che va particolarmente post-prodotto, essendo immagini scenografiche, pubblicitarie e così via. Quindi magari giusto quando avete visto la presentazione sulla still life, uno magari non lo conosce benissimo rispetto ad altri ambiti, però è molto molto importante anche quello, soprattutto per chi deve lavorare nella fotografia, conoscere lo still life, conoscere la fotografia da studio, diciamo che è fondamentale perché sono dei servizi richiesti. Ovviamente viene anche analizzato un pochettino la parte di matrimoni. La parte di matrimoni non riusciamo a mettere in pratica, per ovvie ragioni, però viene analizzata a livelli proprio pratici, cioè pratici nel senso di qual è l'approccio, quindi vediamo come si lavora dal punto di vista del matrimonio, quale può essere l'approccio, le fasi e così via. Quindi diamo comunque delle nozioni anche su un ambito che poi giustamente a livello pratico non potremo andare a replicare, perché poi replicare sarebbe un po' finto andarlo a ricreare, però comunque riusciamo a dare delle nozioni utili che se una persona a fine corso se provare a fare un primo matrimonio non rimane completamente spiazzata perché non sa neanche da dove partire e come iniziare a fare il lavoro. Quindi diciamo che a fine corso sono dell'idea che qualunque persona che segue questo corso qua sia seguito bene, potrebbe tranquillamente lavorare con me, lavorare con uno degli altri docenti, potrebbe anche fare i suoi primi servizi da solo, questo non lo metto in dubbio. Voi avete già un'idea di quello che vorrebbe essere la finalità della fotografia, se farlo come hobby, come lavoro, se avete già qualche ambito che vi piace di più? Per adesso è un hobby, poi se diventa un lavoro, meglio. Ok. Stessa cosa. Però io sono più amante della street photography. Ok. Siamo lì, anch'io. E per ora utilizzo quasi solamente il telefono, ho una Canon 1100D, ma a parte che ora devo comprare il caricatore dato che si è rotto da solo, ma in sostanza utilizzo quasi solo il telefono, uno perché magari me la porto sempre dietro e vedo una scena, tipo certo, una Golden Hour all'improvviso, che ce l'ho dietro. Ok, certo. Due, perché la stessa situazione. Non conosco ancora le impostazioni interne del fotocamera. Ok, perfetto. No, tutte cose che poi nel corso si va a vedere. Diciamo che praticamente ormai la fotografia col cellulare è diventato uno strumento molto utile per io stesso. Non dico che a volte parlo di servizi col cellulare, quello no, però magari quando sono in vacanza certi scatti che sono fatti col cellulare perché è più immediato, più veloce, più giusto del portagistico rispetto a una macchina fotografica che l'ho portata per fare un po' di backstage della giornata, o uno zaino praticamente da montagna per andare a scattare, perché tra obiettivi, flash e così via, si ha un certo tipo di approccio.
però comunque anche magari in situazioni più delle portate, una persona che man mano impara a come gestire bene la propria attrezzatura, anche con una reflex, magari sotto un reflex un pochino più piccolo, un pochino meno visibili, si riesce tranquillamente a lavorarci. Quindi da questo punto di vista, ora mirror, adesso sto iniziando a usare le mirrorless proprio perché sono un pochino più piccole, più compatte, più leggere e aiutano molto da quel punto di vista. Ok, ditemi se c'è qualche altra domanda che vi può interessare, qualche... Cioè, mi pare di aver spiegato praticamente tutto, poi dipende anche se poi arriva qualche domanda da casa, se chi è collegato da casa vuole fare qualche domanda extra, ben venga, perché vedo che un po' di persone sono collegate, quindi nel caso sono ben contento della mia risposta. E... Personalmente lavoro molto sulla saturazione dei colori, cioè okay. Spingere quasi al massimo. Io invece uso quasi solo un filtro Ranger Blue Tones e poi lo... Quindi lavorate molto sulla color, sulla post-produzione, sì. Ok. Ma queste cose qua sono importanti. Vedremo poi come la parte post-produzione sia diciamo, il nostro fine dello scatto, cioè lo scatto ovviamente avere una buona impostazione, diciamo che lo scatto che funziona tendenzialmente lo vediamo già in macchina, quando la foto viene bene uno lo vede già in macchina e dice ok, poi vado a fare con le micro regolazioni. Questo è l'approccio importante, cioè la post-produzione deve essere quell'aiutino a migliorare il nostro scatto, non deve essere la base, cioè il fotografo che pensa di dire ok, lo scatto è venuto male, vabbè, inizio a buttarci dentro colorazioni, filtri, controfiltri, vabbè, può funzionare su una o due foto, ma sul grande numero di scatti non può funzionare. Tantomeno è difficile che vada a funzionare su progetti un pochettino più grandi. Certo. E, infatti, poi una parte interessante poi del corso, che questa mi piace anche raccontarla sempre, è la parte poi del portfolio. Cioè, il portfolio, al di là dell'esame in sé finale, che chiediamo un piccolo portfolio, anche proprio capire l'approccio del portfolio è importante, perché l'approccio del portfolio è il voler mettere a sistema tante foto che vadano a fare una narrazione continuativa e unica di un nostro progetto, di un nostro hobby, di un nostro interesse, di qualcosa che vogliamo raccontare noi. E questo è molto importante. E lì si vede la differenza tra chi sa scattare e chi non sa scattare, perché è difficile, è un ambito un pochino più difficoltoso. Meno tecnico, perché in quello uno potrebbe anche basare la tecnica praticamente a zero, anzi, si conviene quasi più giocare su un lato più di comunicazione che di tecnica. Ma gioca tanto poi il lato invece di riuscire a comunicare in maniera corretta quello che ci interessa, quindi raccontare qualcosa agli altri, fa sì che gli altri, vedendo una serie di immagini, capiscano quello che volevo raccontare, quello che volevo dire all'osservatore degli scatti. E quello è un argomento che andiamo un po' a fare più volte, cioè durante il corso, lo riprendiamo due o tre volte durante il corso dell'esame, cioè delle lezioni, perché è importante, è un approccio che è utile, o più utile anche per me, e così via. Allora, abbiamo una domanda interessante. Allora, io sono un ragazzo, io ho 33 anni operaio, ho scelto tutte le spalle direttamente in questa cosa qua. Parto come hobby, ma quello che ricerco è la professione della fotografia. Ok, allora, lanciarsi nella fotografia, diciamo che come tutte le attività freelance, ha i suoi rischi, però se una cosa piace, io sono dell'idea che uno fa bene a lanciarsi, mettiamola così. Io stesso mi sono lanciato, ero inizialmente studente di architettura e a un certo punto ho deciso di cambiare e buttarmi nella fotografia. Ero più bravo come fotografo e come architetto, quindi alla fine non mi sono mai laureato, ho deciso di intraprendere il corso di fotografia. E adesso sto lavorando, mi sono aperto il mio studio, ho aperto uno piccolo, poi adesso ho aperto uno più grande, quindi mi sono allargato nel giro di 3 anni, sono riuscito ad allargare il mio studio e così via. Quindi sto facendo il mio percorso. Sono partito anch'io dalle basi, quindi come tanti sono partito comunque per caso ho preso una macchina fotografica reflex, proviamo a usarla, e nel tempo comunque ho avuto possibilità di fare collaborazioni anche importanti, quindi dei premi nazionali e così via. Quindi diciamo che chiunque si è un po' portato, se si rende conto che ha un certo occhio e ha soprattutto l'interesse e la voglia di applicarsi, tranquillamente può andare avanti e può avere buoni risultati. Ovviamente bisogna applicarsi tanto, questo assolutamente. Però secondo me è sempre così a lanciarsi un pochettino, a volte lanciarsi e provare cose nuove, anche un pochettino che possono essere in apparenza difficili, può essere interessante. Quindi io consiglio sempre poi di provare a fare il salto, perché comunque la fotografia è bella anche sotto il punto di vista, non solo in lavorativo, ma anche di trasformare il lavoro è fattibile. Infatti noi durante il corso diamo un po' di dritte anche da questo punto di vista, per giustamente dare un po' di consigli su quello che può essere l'approccio poi sul lavoro, perché poi è diverso rispetto da quello dell'hobby, però hanno diverse cose in comune che poi andiamo a vedere.
Ok. Siete sono quelli che deve fare una presentazione convincente. Esaustivo. No, mi pare che vi spiegato tutto del corso. Poi, se avete bisogno di qualche nozione in più, qualcosa che volete sapere che viene in mente, comunque possiamo fare anche colloqui singoli, anche per capire un po' quello che avete fatto. Infatti, poi anche una cosa carina è anche vedere poi i singoli lavori delle singole persone, anche per capire un po' qual è il loro livello, dove possono andare a parlare e anche capire l'utilità del corso. Io volevo sapere un'ultima cosa, se anche si aggiungono tipo, non so, alla fotografia tipo i green screen, blue screen e aggiungere tipo effetti tipo le atmosfere, qualche cioè l'atmosfera della foto, insomma. La parte green screen, blue screen la vediamo un pochettino a parte lo still life, quindi un pochettino viene approcciata da parte lo still life. Per quanto riguarda tipo scontorni veloci e così via, quindi per certe situazioni a me capita di lavorare con green screen perché devo fare gli scontorni ben ben precisi, anche un pochettino automatizzati con alcuni programmi, quindi utilizzo col green screen. È una cosa più da videomaker in media del green screen, perché poi nella fotografia, nella media per come si lavora, mi dicono ok, devi fotografare questo oggetto qua, lo voglio su fondale bianco, lo metto direttamente su fondale bianco nella media. Però è capitato anche che mi dicessero guarda, fammi la foto di un oggetto, poi questa la userò su un fondale bianco, possiamo la foto su un fondale grigio, non lo puoi fare su green screen perché almeno me lo vado un po' a spostare di là in angolo a livello di catalogo. Quindi un pochettino si vede anche quello. Le atmosfere e gli effetti, sì, un pochettino si possono enfatizzare, possiamo vedere qua anche un tocchino, la parte di Photoshop, soprattutto quelle parti un pochino più di composting digitale, però sembra un po' limitato a quello che può essere l'approccio fotografico, ovvero senza andare ad alterare troppo l'immagine. Nel senso che comunque l'immagine deve sempre provare a rimanere realistica, non ha senso andare per dire aggiungere un cielo dove non esiste, quello è un approccio che nessuno dei tre docenti farebbe, per quanto siamo capaci a farlo, cioè, nel senso che tutti e tre docenti siamo capacissimi direi ad aggiungere un bel cielo pieno di nuvole con una bellissima luce su una foto grigia come luce, però l'effetto è sempre poco realistico, quindi quello un po' di polvere nell'aria. No, quello sì, quello si può fare, sì, quello non è anche troppo difficile come effetto. A livello di post-produzione poi vediamo sempre diversi approcci. Quello è un effetto che magari può essere più utile per immagini più di composizione digitale, che forse è una cosa più dedicata all'ambito di Photoshop non tanto di fotografia, quindi questa è una cosa che si trova maggiormente nel corso di Photoshop, però a livello di lavorare anche su piccoli giochi del genere, quello sì, assolutamente, lo vediamo. Cioè, si usano pennelli, si usano livelli vari e così via. Ora, poi non so se durante la presentazione avete fatto caso, a un certo punto c'era una foto con una ragazza con un abito rosso che era liquido. Quella lì è una tecnica particolare che ho sviluppato io, che in Italia credo di essere ormai l'unico che la sta facendo, in cui si lancia fisicamente addosso il soggetto della vernice e a ricreare l'abito. Però ovviamente non è che faccio un unico lancio di vernice e ricreo un abito intero nel suo corpo, perché sarebbe un po' impossibile. In realtà sono magari 10-20 lanci di vernice o di altri materiali, ho usato la pasta, ho usato la tempera, ho usato la sabbia, ho usato anche la frutta e la verdura, ho usato in certe situazioni, e però per ogni scatto faccio un lancio di materiale e poi compongo tutto a livello digitale, quindi poi viene diciamo, una composizione su una ventina di livelli di immagine, quindi l'immagine in realtà è composta da 30 pezzi, più quello della modella in posa in quel caso lì, quindi la parte anche così di composizione digitale viene vista. Ovviamente, come dicevo prima, dipende anche molto dall'interesse delle persone. È ovvio che se la classe in generale o qualcuno mi esprime l'interesse per un certo ambito, vediamo ad andare un pochettino a esplorare di più. Però anche questa cosa che mi chiedi tu tranquillamente le possiamo vedere durante un corso, quello non c'è problema. Ok, lei adesso che avete detto tutto quello che poteva servire, se hai qualche altra domanda che ti può interessare, perché adesso qualcosina, vediamo se c'è ancora qualcosa che in mente. Io ho chiesto la cosa dell'atmosfera, eccetera, perché solitamente oltre alla fotografia, a volte devo fare anche foto per cosplay e cose del genere. Ok. Aggiungere effetti tipo sì, ho capito. Foto, luce e cose del genere. Certo, certo. Un ambito da Photoshop, però. Sì, diciamo che sono cose che un pochettino durante il corso le vediamo. C'è da dire che Photoshop in generale, anche con tutta la fotografia, non deve ragionare come dire ah, devo fare la foto a quella cosa e se non mi spiegano la fotografia all'oggetto diverso non riesco più a farla.
una fotografia deve sempre approcciarla, ma anche il ritocco, capire qual è lo strumento, la metodologia di lavoro e poi riapplicarla ogni volta in maniera diversa. Perché se io dovessi dire, ok, vediamo tutti i possibili ritocchi che ho nel mio archivio mentale dei ritocchi possibili, credo che ci vorrebbero forse 2 anni. Più che altro perché tutte le varie situazioni di scatto, perché ogni volta è una foto diversa dall'altra. Quindi cioè, magari una volta facciamo un ritocco e approcciamo, giusto, mettiamo un effetto tipo finta nebbia, per dire, magari se vede l'effetto di particolato per avere tutte le la polvere nell'ambiente, invece anche l'effetto della fiamma, è diverso come approccio. E quindi sarebbe da rivedere anche quello. L'importante è capire lo strumento che ho dato, magari tipo usare i pennelli in Photoshop, usare effetti di luce, un po' di rendering e così via. E poi dire, ok, ho capito più o meno lo strumento, adesso poi devo un po' riapplicarlo, provando da solo in quella situazione. In un caso come questo sicuramente farebbe tanta differenza provare le cose a casa e poi farle vedere ai docenti per avere un parere, una dritta, perché poi molte delle nostre lezioni si basano anche sul vedere cosa fanno i ragazzi a casa. Cioè, quindi noi, magari non dico che diamo un compitino, perché i compitini io sono abbastanza contrario, personalmente. Da pessimo vecchio studente sono contrario ai compitini, cioè, però dico, fate qualcosa a casa, quando arrivate, come lo fate vedere. E trovo più utile quello, che è inutile che vi dica fate questa cosa specifica, perché magari non gli interessa quell'ambito. È più utile che uno di voi dica, ok, vado a casa, ho provato a ritoccare questo paesaggio, ho provato a ritoccare questo ritratto, io ho provato a ritoccare questa architettura, e vado poi a vedere i singoli ritocchi, qual è stato il loro approccio. Infatti durante il periodo che siamo stati, diciamo, in lezione, diciamo, in live, quindi abbiamo fatto un paio di lezioni da casa per ragioni del Covid, alla fine abbiamo lavorato su tante foto diverse. Quindi abbiamo fatto delle lezioni in cui io ho iniziato a fargli vedere un po' di ritocco su foto mie varie, quindi c'era un po' di ritratto, un po' di reportage, un po' di architettura, un po' di paesaggistica. Poi gli ho dato una cartella di immagini varie, con c'è di tutto dentro, di fare base senza ritocco, su cui loro potevano lavorare. E ognuno mi ha dato un po' di file diverso, fatto con approcci diversi. E poi sono aprendo i singoli file, facendoli vedere a tutti, dicendo, ok, questa persona qua ha usato questo ritocco, questo approccio, correggere questo, cambiare quell'altro. Passiamo alla foto successiva che è un ambito diverso. E così abbiamo visto proprio una carrellata di scatti molto, molto diversi, tutti con un approccio differente. Ho dato i miei file in quel caso lì per comodità, perché almeno così, più o meno tutti, se per caso capitavano 2 file identici, vedevamo anche le differenze di approccio. Vedevo tipo, non so, 2 ritratti, 2 paesaggi, 2 architetture, in maniera tale che non ci fosse una scelta esagerata, ma che potessimo fare anche un po' di confronto sull'approccio e su quali potevano essere i pro e contro di un certo tipo di approccio di ritocco. Ok, direi che possiamo salutare chi è da casa, che almeno ha avuto una doppia live. Saluto chi è da casa, spero che sia servita come presentazione. Se ci sono domande, nel caso ci sentiamo per venire in sede per parlare con me o con gli altri docenti. Ciao a tutti e grazie.